bentrovati. Questo è il nostro secondo appuntamento dedicato a Passaggi Festival. Dal 21 al 25 giugno, il ritorno della rassegna culturale più importante della nostra città, interamente dedicata alla saggistica, l'incontro tra editori e autori e naturalmente i lettori. Bene, abbiamo nuovi ospiti in questa puntata. Vi avevamo già preannunciato gli argomenti. Diamo il benvenuto ad Ippolita Bonci del Bene. Buonasera. E buonasera al rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, ben trovati. Buonasera. Allora, Passaggi è per tutti, dai più piccoli ai più grandi, è un contenitore variegato di argomenti dove si tratterà anche l'argomento filosofia. Il tema filosofico, insomma, è importante, ma è alla portata di tutti, anche dei più piccoli. Sì, diciamo che dal 2020 è stata inaugurata questa rassegna Chiedersi perché, libri filosofici per bambini e ragazzi, e quindi da 4 anni, questa è la 4ª edizione, c'è una rassegna alla Mediateca Montanari dedicata proprio alla filosofia per i bambini. È una passione che ho ormai da quasi 10 anni e quindi ho cercato di ritagliare uno spazio anche all'interno di Passaggi Festival. E com'è l'approccio, diciamo, dei più piccoli con il mondo della filosofia? Perché pensare Aristotele, amico mio, ecco, Aristotele è un nome altisonante, insomma, nel panorama filosofico. Pensare un approccio con i più piccoli è sicuramente, delicato. Sì, diciamo che può sembrare esagerato accostare la filosofia ai più piccoli, perché si pensa alla filosofia come un pensiero complesso e quindi più adatto a un pubblico adulto. In realtà i bambini sin da piccoli sono abituati a domandarsi, infatti la rassegna non a caso si chiama Chiedersi perché, per questo, perché appunto l'importanza è partire sin da piccoli a porsi delle domande per avviare delle ricerche. E quindi è un approccio in realtà molto immediato quello dei bambini di ricercare delle risposte alle loro domande. E quindi non è così lontano come può sembrare. E quindi anche i pensieri più complessi, o i filosofi, insomma, della storia del pensiero occidentale possono essere avvicinati ai bambini. Ci sono 2 saggi in particolare che verranno loro presentati, giusto? Sì, ci sarà in realtà il primo è un albo illustrato, quindi non è proprio un libro di filosofia, ed è Mondi, edito da 7-9 ed è scritto da Valentina Rizzi e illustrato da Luca Caimmi. Saranno entrambi presenti all'incontro del mercoledì 21 giugno. E il secondo invece è, come appunto dicevi, Aristotele, amico mio, che è invece un libro di filosofia per bambini, scritto da Armando Massarenti, noto filosofo e giornalista e ormai amico storico di Passaggi, che dall'anno scorso cura una rassegna proprio di filosofia anche per adulti, Sandali del filosofo, e che sarà invece giovedì 22 giugno. E per partecipare a questi spazi è necessario prenotare? Ci sono appunto degli orari in cui, ecco, è necessario farlo? Allora, gli incontri saranno dalle 18.30 alle 19.30 nel cortile della Mediateca Montanari. E da 2 anni all'incontro avviciniamo una classe, quindi abbiamo già inviato le copie dei libri a 2 classi delle scuole di Fano, in particolare per Mondi a una classe prima della primaria di Cucurano, e mentre per Aristotele, amico mio, le copie a una quinta della primaria della scuola Montessori. E quindi i ragazzi, i bambini con le loro insegnanti saranno presenti all'incontro, che avrà una prima parte, diciamo, di presentazione, dove io introdurrò gli autori e poi i bambini potranno fare le domande agli autori e alle autrici, e una seconda parte invece è laboratoriale, quindi faranno una piccola attività filosofica e non. Quindi mi pare di capire che l'età del coinvolgimento parta dai 6 anni circa. Sì, il Mondi, diciamo, che ha un'età di lettura che parte dai 5 anni, noi l'abbiamo rivolta a una classe della primaria, mentre appunto il secondo incontro sarà per bambini dai 9 anni in su.
per poter partecipare, dato che appunto è presente anche un'attività laboratoriale, è necessario prenotarsi alla Mediateca Montanari, ma a breve apriremo le prenotazioni e daremo le indicazioni giuste necessarie, mentre invece gli incontri sono aperti a tutti. Quindi mi pare di capire che la risposta sia più che positiva da parte dei più piccoli, ma da parte anche delle scuole. Sì, c'è una bella partecipazione e sono, diciamo, un po' di anni che cerchiamo appunto di coinvolgerli da prima dell'inizio del festival, appunto per avvicinare anche i più piccoli alla lettura e ai libri. Ricordiamo che Passaggi ha un ingresso completamente gratuito, quindi le modalità di prenotazione di questi ed altri spazi si può fare tranquillamente online. Sì, gli eventi sono tutti gratuiti, ecco, l'unica cosa per quanto riguarda i laboratori sarà necessario prenotarsi. Bene, e i bambini saranno protagonisti e coinvolti in laboratori organizzati anche dall'Università di Camerino, giusto? Giusto, non avremo solo laboratori, ma avremo nove laboratori in questi 5 giorni di passaggi. 9 laboratori importanti, sempre la Mediateca Montanari nel pomeriggio, ma anche spiaggia, laboratori con 20 gruppi e 20 bambini per ogni gruppo, e quindi i nostri 9 laboratori raggiungeranno quasi 200 bambine e bambini che parteciperanno e saranno coinvolti, saranno loro gli attori principali, saranno loro a giocare, a lavorare, a scrivere, perché no, e quindi li inizieremo anche ad una scrittura scientifica. Per l'appunto, tra i tanti temi trattati ritornano gli appuntamenti con la scienza. Beh, abbiamo degli appuntamenti a cui teniamo particolarmente, c'è sicuramente quello degli aperitivi a Lucellin Bel Verde, è un'iniziativa che oramai svolgiamo da diversi anni e lì incontriamo diciamo pubblico di ogni età. E in maniera gradevole, in maniera leggera, raccontiamo un po' quella che è la scienza, raccontiamo i legami fra scienza e società, e porteremo lì anche quest'anno uno spettacolo che stiamo un po' portando in giro per l'Italia, fatto dai nostri studenti e dalle nostre studentesse, sul legame fra musica e scienza. E non solo, però, perché continueremo a parlare di quei temi che sono di grande interesse. Pensiamo al problema delle microplastiche, piuttosto che il problema di ciò che mangiamo, di come ci alimentiamo, o altre problematiche collegate al nostro dormire, piuttosto che al nostro star bene. Quindi sono tanti i temi che affronteremo e cercheremo di dimostrare come la società non possa fare a meno di conoscere scienza. E che quindi la scienza, che poi è estremamente, scienza e filosofia sono, diciamo, assolutamente legate, non c'è confine, forse la scienza inizia con la filosofia, mostreremo come sono assolutamente fondamentali entrambe. E poi avremo questo appuntamento che, diciamo, fa il bis rispetto allo scorso anno, è stato un'iniziativa che ha avuto un importante successo a Chiostro delle Benedettine, dove avremo queste nottate, diciamo, perché saremo in tarda serata alle ore 11, e quindi avremo Scienza sotto le stelle, e lì incontreremo 4 autori importanti e con loro discuteremo delle loro ultime pubblicazioni, dei loro ultimi libri, quindi da Ruggero Rollini, che tratterà, diciamo, un po' della chimica che incontriamo tutti i giorni anche nelle nostre abitazioni, a Destro, che parlerà di ragion di Stato, ragion di scienza. Un appuntamento importante è sicuramente quello con Antonella Viola, diciamo, è una persona che vediamo spesso anche in televisione e in questo periodo Covid, diciamo post-Covid, è stata, diciamo, spesso al centro, e poi la Olivieri con il suo libro Ronzii, e credo che sia fra l'altro un'autrice di Fano, e questi 4 autori saranno intervistati, saranno
colloquieranno con quattro professori, quattro professoresse docenti di Unicam che si metteranno diciamo, a discutere con loro, a mostrare aspetti diversi. E poi avremo anche un altro incontro con il professor Alberto Grandi, che diciamo, è anche oggi all'attenzione del pubblico per le sue esternazioni sugli alimenti e sull'origine degli alimenti, che discuterà con il nostro direttore della scuola di scienze del farmaco, che ha un focus speciale sul tema delle scienze gastronomiche. Quindi una serie di appuntamenti lunghi e tanti. Porteremo qui circa 50 tra docenti, ricercatori, studentesse e studenti. Ci impegneremo nei 5 giorni con 20 appuntamenti. E quindi ci saranno interessanti disquisizioni e divulgazioni sia sotto le stelle sia in compagnia di un buon calice. Allora diamo nuovamente le coordinate giuste ai nostri telespettatori per poter partecipare in due fasce d'orario diverse, in giornate diverse. Inizieremo dalle 4:30-5 con gli appuntamenti con bambine e bambine sia in spiaggia che la Mediateca Montanari. Gli aperitivi saranno alle ore 18:30 all'Uccellin Belverde, mentre la rassegna Scienza sotto le stelle al Chiostro delle Benedettine alle ore 23. Ippolita, dobbiamo ricordare un altro appuntamento dedicato ai ragazzi? Sì, c'è un'altra rassegna dedicata ai più piccoli, che è Piccoli Assaggi, la saggistica per diventare grandi, che è curata da Valeria Patregnani, la direttrice del sistema bibliotecario di Fano, che ha 3 incontri, quindi sono a seguire a chiedersi perché ci sarà Piccoli Assaggi, quindi da venerdì 23 giugno, che ci sarà Guido Quarzo e Anna Vivarelli con Il mio nome Tartaglia, e poi ci sarà sabato Amani El Nazif, che parlerà, tratterà di un libro contro la violenza sulle donne, che si intitola Sulla nostra pelle, edito da PM. E poi domenica 25 giugno ci sarà Elisabetta Manti con Formulini, che è un libro di Avoca Kids, e che converserà con Elisa Donati e a seguire farà un laboratorio Chiara Maggi, che sono le due ragazze della libreria Stacciaminaccia di Fano. Bene, quindi tanti gli ospiti, numerosi i saggi da presentare, estremamente interessanti e d'attualità gli argomenti. Si registreranno presenze notevoli anche quest'anno, perché insomma anche nella scorsa edizione insomma avete avuto un bel riscontro di pubblico. Sì, siamo molto soddisfatti. Sono diversi anni che l'università collabora con Passaggi e la nostra partecipazione è veramente gioiosa da questo punto di vista. Riteniamo che sia un momento fondamentale anche per la crescita sia del nostro personale docente sia del nostro personale tecnico amministrativo, per la crescita delle studentesse e studenti che vengono qua in maniera diciamo in gruppo e condividono dei momenti diversi rispetto a quelli che sono i classici momenti universitari. Ebbene, allora direi che diamo a voi la parola per poter invitare il nostro pubblico a casa. Vi aspettiamo dal 21 al 25 giugno a Passaggi Festival. Venite alle nostre Scienza sotto le stelle, ai nostri aperitivi all'Uccellin Belverde, ai nostri eventi nella Mediateca e spiaggia, perché sicuramente vi faremo divertire. E oltre a farvi divertire, alla fine lasceremo qualche chicca di scienza che non guasterà, che farà bene a tutti. Bene, grazie allora agli ospiti intervenuti, grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi dell'attenzione. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo per un altro approfondimento dedicato a Passaggi. Arrivederci.